Nonostante l'esilio e la fine della monarchia, Vittorio Emanuele di Savoia ha mantenuto per l'intera sua vita una sostanziosa fortuna economica e diverse proprietà. Le informazioni sul suo patrimonio sono limitate, poiché la famiglia Savoia ha sempre mantenuto un certo riserbo su questi dettagli. Nel 2006 la testata svizzera swissinfo.ch riportava che il patrimonio di Vittorio Emanuele di Savoia ammontava a 1,4 milioni di franchi svizzeri, con un reddito annuo di 280.000 franchi, equivalente a 1,5 milioni di euro di patrimonio e un reddito annuo di quasi 300.000 euro. La quantità esatta delle proprietà di Vittorio Emanuele e della sua famiglia è difficile da quantificare, in particolare per quanto riguarda le residenze. Lui risiedeva a Ginevra al numero 23 della Route d'Hermanens, nel comune di Vézénat, in una villa di 1000 metri quadri circondata da un ampio parco. Tuttavia possedeva anche abitazioni a Roma, in Corsica, a Gstaad in Portogallo e potenzialmente altrove. Da notare che i gioielli della corona, oggetto di controversie, non rientrano nei suoi possedimenti, essendo stati confiscati alla famiglia Savoia al termine della monarchia e ora di proprietà dello Stato italiano. In questo caso si parla di ben 6.000 brillanti. L'ultimo capitolo della vicenda ha visto la richiesta di restituzione dei gioielli avanzata il 29 novembre 2021. La risposta negativa è giunta il 30 novembre successivo, sottolineando che la restituzione non poteva essere accolta tenendo conto delle responsabilità del depositario. Si prevede che l'intero patrimonio e le proprietà di Vittorio Emanuele di Savoia saranno ereditati dal suo unico figlio Emanuele Filiberto, nato nel 1972 dalla relazione tra Vittorio Emanuele e Marina Ricolfi Doria, ex sciatrice nautica svizzera di origini italiane, discendente della famiglia nobiliare dei Doria.